A Milano, ultime battute per Youth for Climate, il forum internazionale dei giovani che dibatte i temi ambientali, aperto lunedì da Greta Thunberg e da Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Oggi proprio loro incontreranno il Presidente del Consiglio Mario Draghi prima del suo intervento davanti ai 400 delegati del Vertice. Pronto il documento dei giovani per l'ambiente, sarà consegnato ai leader che arrivano a Milano per la pre-COP26, la conferenza preparatoria del Vertice di Glasgow. Da Milano Paolo Maggioni. Ben ritrovati da Milano, battute finali di Youth for Climate, un grande lavoro dei 400 delegati che sono arrivati dal mondo a Milano per scrivere un documento contro i cambiamenti climatici con le loro proposte. Ricordiamo lavori aperti dalle attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate. Con noi Marirosa Iannelli dell'Italian Climate Network, facilitatrice del lavoro, si è divisa fra i tanti tavoli in cui i ragazzi stavano proponendo le loro proposte. Quali saranno le principali in questo documento? I ragazzi intanto chiedono di essere ascoltati, che la loro voce arrivi davvero a chi poi prenderà le decisioni che contano per combattere i cambiamenti climatici. Poi ci sono dei temi prioritari su cui hanno lavorato in questi mesi, per esempio il tema del rafforzamento dell'educazione, oppure il coinvolgimento degli attori non governativi come le aziende private e il mondo dell'industria. Su tutti anche la richiesta che ci sia un reale taglio delle emissioni, ma non al 2050, ma se possibile al 2030. Dunque i costi della transizione ecologica per chi in parte ha provocato i cambiamenti climatici, le grandi industrie per esempio sono state molto attenzionate nei discorsi dei ragazzi, questo documento arriverà sul tavolo dei leader del mondo anche in vista di COP26 di Glasgow, penso a Mario Draghi, Boris Johnson e tanti altri nel mondo, ascolteranno i grandi leader la voce dei ragazzi? Questo sicuramente è il mio augurio. Quest'anno c'è stato un evento, che è questo della Youth for Climate, molto importante, e non ascoltare tutti i punti del documento sarebbe un errore. È la COP dell'ambizione climatica e dobbiamo perseguire questa strada. Grazie davvero alla nostra ospite. Da Milano è tutto, la linea allo studio.